esperienza e nuove responsabilità per Don Michele Bartolomeo Pellegrino, nominato con fiducia in diocesi da Monsignor Biagio Colaianni come nuovo parroco di San Silvestro I Papa in Matrice, bel borgo del nostro Molise. Non sarà solo Don Michele, la Chiesa lo accompagnerà in questa nuova esperienza. Sarà un camminare insieme alla sua comunità sul sendiero indicato da Dio. Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, Artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale, qui riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Michele Pellegrino. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Ascoltiamo il decreto di nomina. Biagio Colaianni, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano. Al nostro fratello in Cristo, sacerdote Michele Bartolomeo Pellegrino, nato a Boves, Cuneo, il 9 settembre del 1950, ordinato presbitero il 10 dicembre del 2022, salute e pace. Avendo per divino volere e per mandato apostolico l'arduo ufficio di pascere il gregge di Cristo e volendo assegnare un idoneo parroco alla parrocchia di San Silvestro I Papa in Matrice, ti chiamo a svolgere nella comunità il ministero di pastore, dopo la rinuncia del sacerdote Mariano Gioia, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni. Certo, come sono, che guidato dallo Spirito Santo lo espleterai con impegno ed entusiasmo. Pertanto ti nomino parroco a decorrere dal 1 novembre prossimo venturo, dandotene piena amministrazione con tutti i diritti e doveri ad normam iuris, ad certus tempus, per un massimo di 9 anni rinnovabili, come stabilito dalla CEI nella delibera numero 17 del 6 agosto del 1984. Dispongo che la presente nomina venga trasmessa all'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero e notificata alla Prefettura di Campobasso. Ti ricordo che è tuo dovere, assumendo il possesso dell'ufficio, emettere la professione di fede davanti a me o a un mio delegato.
Colgo l'occasione per ribadire alla tua nuova comunità parrocchiale ad accoglierti volentieri come loro padre e guida e a corrispondere e collaborare con generosità al tuo servizio pastorale. Ti esorto a lavorare sempre in comunione con i confratelli della Vicaria, in tutto il ministero pastorale, per dare testimonianza reale di amore fraterno. La benedizione di Dio Onnipotente scenda su di te e sulla tua comunità. Dato a Campobasso, dalla Curia Arcivescovile Metropolitana, AD, 22 ottobre 2024, firmato dall'Arcivescovo e controfirmato dal Cancelliere Arcivescovile. Invochiamo ora lo Spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Benedetto Dio nostro Padre, Pastore dei Pastori, per i grandi doni del tuo amore, in Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti i santi, patrono di questa comunità parrocchiale. Thank you.
E allora rendiamo gloria a Dio per questa occasione, per questo nuovo parroco. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Parola di Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima udienza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò puoi salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento posteriore alla legge costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. È parola di Dio. Quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è:
Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. La prima cosa che dobbiamo imparare tutti a fare, lo dice la prima lettura per ben due volte, poi lo dice anche il brano del Vangelo, ed è la parola che nell'Antico Testamento il popolo di Dio si sentiva continuamente dire, e anche nel Nuovo Testamento. Ed è una parola semplice, e che nell'Antico Testamento, nella lingua originale, è lo Shema Israel, cioè ascolta Israele. È un invito all'ascolto che non è soltanto aprire l'orecchio e sentire un suono, ma è l'ascolto di Dio, che è fondamento della vita di ognuno di noi. È l'ascolto profondo della volontà di Dio, della sua presenza in mezzo al suo popolo, della sua volontà che esprime attraverso la Sacra Scrittura e il rapporto personale con l'uomo nel dono dello Spirito Santo. E allora ascolta, e noi dobbiamo imparare ad ascoltare Dio, perché vedete, o ascoltiamo Dio o ascoltiamo tutte le altre parole, e le altre parole tante volte sono calunnia, bugia, falsità, critica, sete di vendetta. Con la parola si esprime il peggio dell'uomo. Si può esprimere anche il meglio dell'uomo. Ma fateci caso, non è così semplice. Se ci pensate, è quello che succede come constatazione che noi dobbiamo fare, cioè che facilmente diciamo ad un amico, a un fratello, a una sorella, a coniuge: sei scemo, non capisci niente. Oppure sempre così, ma hai sbagliato. Quante volte dite grazie, ti amo, sei bravo, sei buono? Quante volte proferiamo parole positive nei confronti di chi abbiamo attorno e quante volte invece proferiamo parole negative nei confronti di chi abbiamo attorno? La parola è facilmente segno di un cuore non buono, di un cuore non sincero. Perché se avessimo un cuore buono, sincero, tante volte è preferibile tacere. Il silenzio tante volte accompagna l'affetto, perché diventa sguardo, diventa attenzione. E allora Shema Israel. Ma ascoltare la parola di Dio non è soltanto questione di parole, è aprirsi ad accogliere la persona di Dio nella propria vita. Questo significa. Noi accogliamo Dio quando lo ascoltiamo. Allora l'ascolto significa permettere a Dio di entrare nella nostra vita. E la prima lettura dice
che temi il Signore tuo Dio osservando tutti i giorni della tua vita, eccetera, i suoi comandi e le sue leggi. Temi. Il timore non è paura di Dio. Il timore è riconoscere a Dio che sei il fondamento della mia vita. È il timore quello reverenziale, è il timore che si ha per mamma e papà, che si ha per chi è a servizio. Quindi è un amore reverenziale che si ha nei confronti di Dio, che porta a riconoscerlo come fondamento e dunque a dire: io faccio la tua volontà, osservo le tue leggi, i tuoi insegnamenti. Senza averla scelta apposta, la seconda lettura parla appunto del sacerdozio. E allora, chi sono i sacerdoti? I sacerdoti sono coloro che avendo presente il Cristo sacerdote, sono coloro che offrono la propria vita in assoluto, pienamente e totalmente a Dio per la salvezza del popolo. Questo è il sacerdote. Purtroppo, tante volte, sia i sacerdoti che il popolo pensano diversamente. Il sacerdote pensa di essere sacerdote non secondo quanto Cristo e la Chiesa insegnano, ma secondo il suo modo di essere. E questo può a volte creare qualche problema. A volte, invece, il sacerdote risponde a quello che vuole il popolo. Il popolo ha bisogno di un sacerdote che sia così, 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 così e così. E allora il sacerdote si preoccupa di essere vicino alla gente, di fare il bene della gente, e magari sbaglia perché la gente non sa che cosa chiedere e non sa che cosa vuole circa il sacerdote. Allora abbiamo un sistema a tutti per essere sicuri di chi debba essere il sacerdote. Ascolta Israele, ascoltare Dio. Se non si ascolta Dio, si parla a vuoto e si compiono gesti a vuoto. Si creano contrapposizioni inutili che dividono la comunità, che dividono dall'amore di Cristo. Sì, perché quando una comunità è divisa pure da Gesù Cristo. Non è che dici vado in chiesa, faccio le mie preghiere, sono amica del Signore, vivo il rapporto con Dio, poi arrivato fuori ce l'ho con tutti. Mi dispiace, le due cose assieme non possono andare. O tu vivi il rapporto con Dio in comunione e vivi la comunione con gli uomini, ma se vivi la divisione con gli uomini sei diviso da Dio. Non si discute. È così. Non me lo invento io, ma lo dice la stessa scrittura. Certo, il sacerdote deve essere testimone esempio, Don Michele. Intanto c'è la testimonianza vissuta, donata, della vita di Don Mariano che ti precede. Sì, perché Don Mariano non è stato qui per passare il tempo e non è stato qui per farsi i fatti suoi e i suoi interessi. Ha donato la sua vita. Poi qualcuno ha qualche cosa da dire, diteglielo prima a Dio. Mettete davanti a dire: Signore, io così, così e così. Vedete che vi dice Dio e poi pensate quello che volete. Ma prima fatelo davanti a Dio. Perché molto spesso chi attacca, chi ha da dire qualche cosa, non ha nulla a che fare con Dio. Non ha nulla a che fare. E allora bisogna anche essere attenti a non permettere a chi non crede, non ha nulla a che fare con la Chiesa e la vita cristiana, di intervenire in modo preponderante nella vita di una comunità parrocchiale, nella vita anche di una città che si ritiene cristiana. Su questo bisogna essere attenti, nel giusto equilibrio e rispetto della diversità, che non è che chi non è cristiano è cattivo, può essere una bravissima persona, però diamo a Dio quello che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare. Sia sempre chiaro questo. E allora ecco che il sacerdote è testimone della presenza di Dio presso il suo popolo. Voi direte: ma mo dobbiamo vedere com'è Don Michele, perché mo c'è la sorpresa, no? Don Michele, chi di voi lo conosce? Qualcuno lo conosce, ma molti non lo conoscono. E allora succede come è successo a me come vescovo, no? E pure io sono arrivato da poco. Mo viene, tutti contenti che arrivo, poi tutti stanno a vedere chi sei, cosa fai, che dici, come la pensi come a me, fai quello che ti dico io, e tu devi stare attento, attento a vedere di come ti muovono, perché tutti hanno gli occhi addosso e vogliono da te qualcosa. Tu preoccupati di insegnare soltanto l'amore di Dio, Don Michele, di essere segno dell'amore di Dio, tutto il resto poi troverà il suo spazio e il suo tempo. Ma bisogna essere attenti a non fare questo errore. La legge costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza. Voi che volete un prete perfetto? Non esiste! Scordatevelo!
anche perché è facile capirlo. Chi di voi è perfetto alzi la mano. Come non c'è nessuno che è perfetto? Bah, è un paese di persone imperfette. Non c'è nessuno che è perfetto in mezzo a voi. Signor Sindaco, tutta la cittadina, non ce n'è uno perfetto. E allora significa che siete sulla buona strada. Guai se ci fossero i perfetti. Così anche per il sacerdote, l'unico perfetto è il nostro Signore Gesù Cristo, senza macchia. E infatti il sacerdote deve essere santo, innocente, senza macchia. Santo è la santità nella quale siamo in cammino, innocente di avere desiderare la volontà di fare sempre quello che Dio chiede per il bene di tutti, senza macchia, nel senso che radicalmente deve essere lontano dal peccato, in lotta costante contro il male, ma non la perfezione. E allora il sacerdote, voi dovete preoccuparvi se dona se stesso, se ama Dio. E questo è quello che dobbiamo chiedere ad un sacerdote. E poi al sacerdote c'è Dio che chiede qualche cosa, perché rendendolo parte del proprio sacerdozio, Gesù Cristo gli dice: tu hai il compito di essere nella comunità come parroco mandato al gregge di cui sei pastore, devi avere questo compito di insegnare, santificare, governare. Insegnare che cosa? Come si fa la pasta fatta in casa? E poi glielo insegnate voi a lui, anche se è di buona età, magari la sa pure fare. Gli dovete, cosa deve insegnare? Deve insegnare la parola di Dio, quello che Dio dice, e deve insegnare in duplice modo, attraverso l'ammaestramento e l'insegnamento fatto di catechese, dell'annuncio della parola, anche attraverso le amelie e attraverso la sua persona e la sua testimonianza. Quello è l'insegnamento che può raggiungere tutti, questo duplice forma di insegnamento. Santificare. Il sacerdote è colui che celebra la messa. Voi dite, vabbè, ma a che serve la messa? Guardate che la messa è l'unico momento nel quale il nostro Signore Gesù Cristo ci salva. La messa è l'unico momento nel quale salva l'umanità, anche coloro che a messa non vengono, perché Gesù Cristo è morto sulla croce per la salvezza di tutti gli uomini. Poi chi la rifiuta se la vede con lui, chi la accoglie ben fa. E allora la celebrazione eucaristica e i sacramenti sono strumenti, i sacramenti, strumento di salvezza, e il sacerdote, parroco, amministrerà i sacramenti per la salvezza di chi li accoglie. Così come la celebrazione eucaristica è unità a Cristo, sommo sacerdote, e lui con il suo sacerdozio diventa quella presenza di Cristo che offre se stesso e salva l'umanità. E poi governare. Governare è una parola delicata, può avere tante sfaccettature. Governare non significa comandare. Governare significa guidare ponendosi a servizio, ma guidare con responsabilità, come fa un pastore con il gregge, che decide qual è la via che il gregge deve fare, decide quali sono i pascoli erbosi e si assume la responsabilità di condurre il gregge a pascoli erbosi. E allora il compito di governare, che significa guidare come pastore e come padre. Questo è il sacerdote, padre e pastore del gregge che gli viene affidato. Figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi,
consacrando te stesso insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Prometto. Dio che ha innalzato in te la sua opera la porti a compimento. Adesso il sacerdote, solo il sacerdote, fa la professione di fede. Noi come popolo siamo in silenzio, risponderemo, credo, secondo quanto il rito ha previsto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Diciamo assieme, credo, credo Signore, amen. Credo, credo Signore, amen. Fratelli e sorelle, in quanto membri della famiglia di Dio dobbiamo amarlo come un padre e amarci tra noi con cuore sincero. Per il Papa, i Vescovi, il nostro Vescovo Biagio e tutti i sacerdoti, perché animati dalla sapienza e dalla forza dello Spirito Santo, non si stanchino di annunziare la parola di Dio che salva. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel Tuo amore. Per il popolo cristiano, soprattutto per i ragazzi e i giovani, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel Tuo amore. Per tutte le persone malate e sofferenti nel corpo e nello spirito, perché non siano lasciate sole e nelle loro sofferenze trovino in Cristo luce e conforto. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel Tuo amore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nel ringraziare Dio si prodighi sempre nel sostegno dei sacerdoti con l'aiuto concreto e la preghiera. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel Tuo amore. Per il nuovo parroco, Don Michele, sostenuto dalla preghiera incessante della nostra comunità, faccia brillare in sé con sempre rinnovato ardore la fiamma dello Spirito Santo. Con la forza e l'aiuto del Signore possa trasmettere la gioia del Cristo risorto. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a vivere nel Tuo amore.
nuova esperienza, nuova responsabilità. Cosa vorrà dire per te essere in questa nuova casa costruttore di gioia? San Paolo ci dice che non dobbiamo essere padroni della fede di nessuno, dobbiamo essere collaboratori della gioia. E io penso che voglia dire far capire la bellezza dell'annuncio cristiano, che la dottrina cristiana è troppo grande, si vede che non è nostra, è un dono di Dio. Aiutare a capire che è troppo grande ciò che il Signore ci ha detto e viverlo per forza nella gioia, anche perché riguarda la vita presente, riguarda la vita futura. È una pienezza la vita cristiana, un trovarci che ha un senso quello che facciamo nel presente e ha un senso in vista della vita che non avrà più termine. E quindi i cristiani sono nella gioia, che è la gioia di Cristo. In questo mondo così individualista, alcune volte, come si può insegnare a guardare all'altro e a dialogare con il fratello? Io penso che alla base del dialogo ci sia la verità. Verità vuol dire la verità di noi stessi e la verità degli altri e la verità delle cose. E qui il discorso diventa un po' difficile e un po' impegnativo, perché il mondo oggi tende a svalutare la verità. Non c'è più una verità. Ognuno si costruisce un po' un'immagine delle cose a suo piacimento, a suo gradimento. Partendo dalla verità di noi stessi, dalla verità degli altri, si può dialogare, perché dialogare non vuol dire io per farti piacere non ti dico veramente quello che sono e così magari tu mi accetti. No, io ti dico quello che io sono, ciò in cui io credo, perché se ci credo impegno la mia vita e solo in questa maniera posso aprire un dialogo con te, perché quello che ti dico lo motivo e lo motivo con la testimonianza. Così mi auguro che anche chi per esempio non crede sappia testimoniare con la sua vita i suoi valori. E per questo dico la verità è l'insegnamento di Papa Benedetto, quando riprendeva spesso Efesini, mi pare Efesini 4, dove dice oggi siamo sballottati da qualsiasi vento di dottrina. E quello non è dialogo. Sballottati dal vento di dottrina vuol dire cedere alle idee così, che sono quelle dominanti. Invece noi siamo nella verità, che poi è la gioia di Cristo. La base del dialogo è la verità, ne sono convinto. Ai giovani che abitano questo tuo territorio e saranno parte della tua parrocchia, perché tu gli consigli di vivere la bellezza della fede? Questa è una domanda difficile. La realtà vede che la gioventù, forse al 90%, ecco, si è allontanata dalla fede. Io mi sono chiesto tante volte, già nei primi mesi del sacerdozio, come si può riavvicinare la gioventù alla fede. E mi riprometto, ad esempio, se sarà possibile, anche di iniziare qualche incontro aperto in cui sentire che cosa i giovani, se vorranno venire a questi incontri, hanno nel cuore, quali sono le loro attese. E siccome sono convinto che ad ogni domanda, le domande tutti le abbiamo, soprattutto i giovani, Gesù Cristo può dare la risposta. E da parte mia cercherò di far vedere come Gesù Cristo è la risposta alle loro domande. Il che è un impegno, diventerebbe un impegno per loro anche di coerenza, anche di prendere sul serio le cose. Aderire alla visione cristiana della vita vuol dire non aderire alla visione del mondo. Per esempio diventerebbe impegnativo per la gioventù lasciare stare i modelli, le convivenze, come oggi si intende la vita, che poi è a beneficio del pensiero dominante. E invece riflettere sui valori che il Signore ci ha trasmesso. Alla gioventù soprattutto insegnare cosa vuol dire l'amore, anche l'amore inteso come incontro, l'amore che prelude al matrimonio. Io penso che su questi temi dobbiamo tornare, forse mi illudo, perché guardandoci intorno so che è molto difficile. Noi ti auguriamo tutto il bene che questa nuova missione ti consegnerà e ti diciamo buon cammino e auguri di cuore. Grazie, grazie a voi, grazie a tutta la comunità che questa sera mi ha accolto con tanto affetto.
e grazie a Sua Eccellenza che ha detto delle parole di conforto, per esempio il fatto che il parroco è affidato alla comunità, è bello, cioè la comunità ha una responsabilità verso i sacerdoti e la comunità di matrice ha una responsabilità verso di me come parroco, mi devono aiutare ad essere il loro parroco. Quindi la cura è una reciprocità che tu sicuramente saprai mantenere. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri, testimoniando la carità di Cristo. Buonasera a tutti, benvenuto Eccellenza nella nostra comunità di matrice, un grazie, così come un grazie a tutti i parroci presenti, un grazie a tutti voi, saluto il comandante dei carabinieri e voglio ringraziare innanzitutto Don Mariano per il lavoro svolto in questi anni nella nostra comunità. Poi do un benvenuto a Don Michele, saluto i suoi tre fratelli che sono qua seduti, benvenuti anche a voi a Matrice. Don Michele, come diceva il nostro Vescovo, ci sei stato affidato, noi abbiamo avuto già modo di parlare, sentirci in questi giorni, quindi noi, tutti quanti noi, ti diamo il nostro benvenuto. Ti diamo la nostra collaborazione, il nostro aiuto per guidare insieme questa comunità. Sono sicuro che, da quello che mi dicevi anche nei giorni scorsi, che vista anche la tua gioia, la tua felicità di essere la nostra comunità, che insieme, ognuno nel suo ruolo, potremo fare rendere questa comunità sempre più unita, solidale e accogliente. Quindi grazie e benvenuto di nuovo a Matrice. Buon lavoro. Eccellenza reverendissima, reverendi sacerdoti, autorità tutte, familiari di Don Michele, a nome della comunità parrocchiale di Matrice, il saluto e il grazie per la vostra presenza in questo particolare momento che segna l'inizio del ministero pastorale di Don Michele Bartolomeo Pellegrino come nostro nuovo parroco. Rendiamo grazie al Signore per il ministero di Don Michele e per la presenza di Sua Eccellenza, Monsignor Colaianni, a Matrice per la prima volta. Stasera siamo qui riuniti intorno all'altare per condividere il dono del nuovo pastore che la Provvidenza, attraverso il discernimento del Vescovo, padre e pastore, ci ha donato. Grazie a lei, Eccellenza, perché ci ha mostrato la sua paterna attenzione e per questo le esprimiamo la nostra gratitudine e le assicuriamo la nostra preghiera. Caro Don Michele, con gioia ed emozione accogliamo stasera il dono della tua presenza in mezzo a noi. Ti abbiamo accolto ancor prima nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, appena abbiamo avuto notizia della tua nomina. Con la speranza nel cuore, ci auguriamo di essere pronti ad accoglierti come nuova guida,
Una comunità può nascere con la comprimissione di dividere insieme le esperienze. Il termine comunità, infatti, deriva da comunione, ma non può esserci comunione senza condivisione. Insieme, arricchendoci reciprocamente, consolideremo la costruzione di una comunità che nell'amore e nella stima reciproca deve porre le sue fondamenta. Ciascuno è prezioso perché è primizia agli occhi di Dio, ma nessuno deve primeggiare. Questa è la Chiesa che vogliamo, una Chiesa che porti la luce di Cristo lungo le strade, nel cuore dei giovani e in mezzo alla gente, una Chiesa di tutti e per tutti. A Maria Vergine e a San Pio affidiamo le nostre speranze e i nostri sentimenti, affinché il Signore possa illuminarti e guidarti nel trasmettere il suo amore a chiunque abbia la gioia di incontrarti. Un sentito grazie va espresso per tutti coloro che si sono prodigati, contribuendo e donando con generosità di cuore, rendendo possibile questa accoglienza. Auguri, Don Michele. E buon cammino nel nome del Signore. Care sorelle e fratelli, quando ho pensato quali parole avrei detto, così come prime parole ufficiali, tra virgolette, in questa accoglienza come nuovo parroco di Matrice, mi sono venuti in mente due riferimenti che in questi anni mi hanno dato molto. Il primo riferimento è quella formazione che negli ultimi anni, preparandomi al sacerdozio, dopo aver per tanti anni nella mia età giovane già vissuto una preparazione al sacerdozio nel seminario di Cuneo, poi a Roma, con gli studi teologici, filosofici, e poi ultimamente, ecco, a Sepino, nel seminario del cammino neocatecumenale Redemptoris Mater, ho sempre pensato questo riferimento, e cioè desidero essere un sacerdote santo, umile e missionario. E questo penso che possa essere e continui ad essere il programma. Un sacerdote santo vuol dire, come tutti i fedeli devono essere santi, un sacerdote che sappia vivere l'intimità col Signore, sappia voler bene al Signore Gesù. Come dice la lettera agli Ebrei, corriamo la nostra corsa nella vita tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Ecco, io questo mi riprometto e di questo spero di dare testimonianza. Un sacerdote umile. Umile vuol dire che viva nella verità di se stesso e degli altri. Umile vuol dire che sappia essere consapevole di doversi convertire ogni giorno. Ogni giorno il Signore ci chiama alla conversione, a seguirlo con maggiore fedeltà. La sua grazia non manca mai. Lui può incentivare la nostra buona volontà. E poi missionario non vuol dire che così fra poco tempo abbandono Matrice e me ne parto per l'Africa. Missionario vuol dire saper incontrare questi tempi difficili e in tempi nei quali il cristianesimo viene dimenticato, poterlo testimoniare, poterlo annunciare. E questo io chiedo al Signore che mi aiuti a fare, dicendo con gioia quella bellissima dottrina che è la dottrina cristiana, vivendola, facendo capire che ci credo fino in fondo. E poi c'è un secondo riferimento che mi è sempre molto caro, la seconda lettera ai Corinzi, dove nel primo capitolo, al versetto 24, viene detto, Paolo parla di sé e dei catechisti che lo accompagnano, Timoteo e gli altri predicatori, annunciatori del Vangelo. Paolo dice,
Noi non abbiamo la pretesa di essere i padroni della vostra fede, noi vogliamo essere i collaboratori della vostra gioia, perché voi siete già saldi nella fede. A me questa frase sembra meravigliosa, e cioè io vedo il sacerdote così. Il sacerdote non deve essere uno che è padrone della fede. Non siamo padroni della fede di nessuno, ma siamo collaboratori della gioia, il che vuol dire che la comunità cristiana vive nella gioia della fede e ce la trasmettiamo, io sacerdote a voi e voi fedeli a me. Viviamo nella gioia della fede del Signore. Ecco, questi sono un po' i due riferimenti ai quali non possono aggiungere le bellissime indicazioni che Sua Eccellenza Monsignor Biagio ci ha voluto dare questa sera. E mi sono veramente di grande conforto le sue parole, parole posso dire di pacificazione, parole di incoraggiamento, parole di stima, parole di ritrovare la vera strada del Vangelo, parole dell'ascolto, perché noi siamo il popolo non che guarda e che vede, ma il popolo che ascolta. Ascoltare la parola di Dio e metterla a frutto. E questo cercherò di fare in modo che sia il mio impegno ogni giorno qui con voi. E quindi dovrei iniziare la lunga serie, la lunga lista dei ringraziamenti. E il primo ringraziamento lo rivolgo al Signore, perché constato che nella mia vita ha operato molto. Poi ringrazio Sua Eccellenza, ringrazio il signor Sindaco, il Comandante dei Carabinieri, ringrazio soprattutto voi, tutta la comunità cristiana che mi sembra nella totalità è qui questa sera per accogliere il nuovo parroco. Ringrazio i fratelli e le sorelle della comunità neocatecumenale, ringrazio i sacerdoti che hanno voluto onorarmi, accompagnarmi in questo momento, i sacerdoti della Forania, i sacerdoti che vengono anche da lontano, come il mio amico Don Pietro, che sempre mi ha accompagnato e seguito, il rettore, il padre spirituale del seminario, che tanto hanno lavorato per aiutarmi nella formazione. Ringrazio il coro, perché veramente quando si sente cantare così bene, l'animo vive, l'animo ringrazia il Signore. E sicuramente ho dimenticato qualcuno. Ringrazio tutti quelli che si sono dati molto da fare in questi giorni per preparare la Chiesa, per preparare questa bellissima accoglienza. Che il Signore dia a tutti la ricompensa. Ringrazio i miei fratelli che hanno fatto un breve percorso di 900 chilometri per venirmi ad assistere, ad accompagnare in questo momento con mio grande piacere. Io mi ero ripromesso di ringraziare Don Mariano, il parroco che è stato qui prima di me, e lo ringrazio in particolare per avermi fatto trovare una chiesa così bella, così messa a posto, con tutte queste belle statue che lui ha recuperato e le ha messe così bene in evidenza e in ordine. Lo ringrazio, ecco, per il bene che ha fatto e sono convinto che mi potrà ancora aiutare, ecco, per il tempo che potremo cooperare anche insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Avere un nuovo ruolo che chiede di annunciare il Vangelo, una bella sfida, una sfida da abitare con la certezza di esprimere al meglio quel che si è, con la fede che porti nel cuore. Un nuovo mettersi in gioco, vivendo la bellezza dell'incontro con l'altro, testimoniando il bene. A lui i nostri auguri sinceri di un cammino fecondo, in cui sempre sorprendersi guidato dallo Spirito Santo. Sì.